questo nuovo video della Vita in Città 2. Quest'oggi, come sapete, dobbiamo fare una missione per riuscire a salire a livello 30 del grado avventuriero, enchantare tutta la mia armatura e fare un sacco di cose. Non so parlare quest'oggi perché abbiamo appena pranzato e dopo che pranziamo io non so fare niente. Ma ho un'armatura bellissima e sono stupendo. Ti devo dire la verità, Fere. Dimmi. Non so se esteticamente la mia armatura enchantata sarà più o meno bella. E se sarà meno bella, chiederò a Guerra di togliere l'effetto dell'enchant dalla mia armatura. Perché? Cioè, quindi sarà enchantata ma non farà l'effetto dell'enchant. Perché ho il dubbio. Potrebbe essere più bella come più brutta. Vero? Sai, sai che ti dico? Tipo la mia, secondo me era meglio prima. Quindi senza l'effetto sbrilluccicoso dell'incantamento. E allora perché non me l'hai detto? Perché non mi volevo lamentare. Perché finisci che mi lamento sempre, che non mi va mai bene nulla. Ma parla, fatti le cose, te la sei tenuta per te stessa per 6 episodi. Esatto, perché già ci abbiamo messo tipo un mese a fare la mia armatura. Vabbè, ma credo che togliere l'effetto sia facile. Fere, io non so perché. Devi smetterla di bruciare. Fere, ma non so perché in questo momento lo smelting non è attivo. Io non so perché brucio. È un nuovo mistero del mio backpack. È lo il tuo sai zainetto che vive di vita propria. Ogni tot episodi succedono cose. A fondere le cose da solo. Altre cose. Comunque quindi ti dovevo dire un'altra cosa importante, Steph. Dopo pranzo, caffettino e sei super a posto. Cioè, guarda come sono attiva io, nonostante io abbiamo non pranzato bevo caffè, assieme. Lo sai benissimo. No, no, vedi, io prendo caffè, sono schizzata e adesso sono prontissima. E tu invece sei tutto addormentato. Capisci? Altra cosa che devo dire. Mi avete detto tutti, Steph, fai il backpack di Smeraldi. Non esiste. Fine. Esatto, ragazzi. L'ho già non detto esiste. Una volta. Non c'è. L'abbiamo c'è direttamente. Quello in nederite mi sembra decisamente prematuro farlo. Ho un'idea. Dovremmo andare nel nether a farmare anche la nederite. Lo faremo, sarà uno dei prossimi obiettivi. Ma per adesso non abbiamo ovviamente nederite, quindi il backpack non posso potenziarlo. Sì, dimmi. Potenziamo il mio. Tieni, così facciamo un bel potenziamento oggi. Dai, siamo pieni di diamanti, per favore. E anche ora, guarda, perché lo riempio sempre andando in miniera. Prendo molte più cose di te, lo sai. Ma quando mai? Ma sì, perché io prendo il tin, il copper, il ferro, il carbone. Il carbone non lo sto più prendendo da una vita, in realtà. Guardate che bello, ragazzi. Aspetta che me lo rimetto. Ci devo mettere un pochettino perché devo trovare tasto giusto. Oh, ci sta anche bene con... Sì, mi piace. Si abbina allo scudo, bello, vedi? Bello. È tutto abbinato. Dobbiamo andare da Kendall, mi sto dimenticando. Okay. Ovviamente ci sta già aspettando. Perché andiamo. Ovviamente voglio appunto incentrare la mia armatura. Il primo obiettivo ovviamente è unbreaking e protection. Perché? Perché questa armatura, come avete visto, è problematica da riparare. Quindi io non voglio trovarmi l'armatura rotta in poco tempo. Quindi adesso andiamo così con la full armatura, con la spada che facciamo super mega paura. Abbiamo assolutamente bisogno di avere un unbreaking molto potente. Allora, vediamo un attimino. E tra l'altro ci costerà un sacco di soldi. Perché immagino, certo. Immagino che saremo tra i 20 e i 30. Ma tu, Fere, puoi dare la tua esperienza. Quanti livelli hai in questo 50. Momento? 50. Perfetto, puoi dare 30 livelli a Kendall, così risparmiamo qualcosina. Bellissima sta roba. Sì, finalmente gli posso dare i livelli. C'è nuovo macchinario. Allora, ma secondo te dov'è in questo momento? Non lo so. Kendall, vedi la sua scritta? Kendall, io non vedo la sua scritta in questo è momento. È scappato. Cioè, è già andato via? Chiamalo, chiamalo. Kendall, dove sei? Siamo a casa tua. È già, sei già partito secondo per la missione? Me, mi arrabbio. Secondo me si è dimenticato che dovevamo fare affari. Ah no, eccolo, dai. Non bene. Lo so, quell'arrivo potrebbe essere mi sono dimenticato. Magari è tipo a 20 chilometri. Allora, dove possiamo nasconderlo? Qua? No, Steph! No, ho preso io. Ah, ok, meno male. Non fare male al cavallo. Allora, la nascondiamo qui. Perfetto. Facciamo in questo modo. Salve! Mi hanno lagato casa. Salve! Abbiamo fatto una piscina. Fatto? Mentre ti stavamo aspettando. Ci stavamo annoiando. Vi abbiamo deciso di fare una piscina. Vi maledico. Guarda che c'è con il tuo lo cavallo. Guarda che c'è il tuo cavallo qui. Allora, voi non combinerete dei guai. Se no, vi ammazzo tutti i vostri uccellacci che avete in casa. C'è un problema. Venite. Io ho appena preso l'acqua e non è sparita. Bene, Steph, grazie. Io non ho blocchi adesso. Come facciamo? A me questo sembra lag, però voi vedete questo blocco che non c'è? No, aspetta, io... Aspetta, fermo un attimo. Ok, ce l'ho fermi, fatta. Fermi, ecco. No, non ce l'hai fatta tu. Ce l'ho fatta io. Vabbè, non l'ho fatto io, l'ho fatto io. Allora, che, buongiorno. Che cosa volete? Ciao, buongiorno. Devo incantare questa bellissima armatura. Questa? Sì, oh, è il momento. Avrei bene. Bisogno, allora, la priorità massima assoluta è unbreaking. Il più potente okay. possibile. Minimo 3, esiste il 4? No. Ok, minimo massimo 3. Minimo massimo 3, va bene. E okay. protection è obiettivo secondario, ma sarebbe molto importante su tutti e quattro i pezzi. Ma noi certo. non avevamo qualche libro? No, ma quello ci pensiamo dopo. Ah, ok. Quello arriverà okay. dopo. Allora, i libri conviene sempre raggiungerli dopo. C'è un problema, miei cari bene. Ragazzi. Io adesso ho 8 livelli. Devo fare una missione. Io ne ho 50. Lei ha 50 livelli. Sì. Quanti ne hai? Beh, non li ho mai usati. Fa sempre tutte le cose staff, quindi ne ho 50. Okay.
Conoscete, no, il mio marchingegno? Ne abbiamo sentito parlare. Io ne ho sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Allora, è molto semplice. Fere dovrà salire su questa pressure plate qua, e io in questa, nello stesso identico momento, okay. E avrete 8 d'argento di sconto. Quindi se l'armatura verrà a costare tipo 30, te la faccio pagare 22, ok? Ottimo. Soddisfatti, perfetto. O rimborsati? Sei pronta? Sì. Ok, 3, 2, 1, vai. Bene. Ha funzionato. Ho 38 livelli, tu quanti hai? 20. Ha funzionato. Perfetto. È meraviglioso. Fighissimo. Ma scherzi. Ok. Quindi allora, adesso tu mi devi lasciare l'armatura. Perché sei così arrabbiato? Oh, oh, oh. No, no, perché secondo me la puoi provare. Sono abbastanza. No, no. Prende fuoco da solo. Ah, no, sì, sì. Io non so perché prendo fuoco. Non l'ho ancora scoperto. Tenga. Ok, grazie. Oh, che bello rivedere la mia skin ogni tanto. Eh sì. Cioè, ecco, guardalo. Guardalo. Mamma mia, il hai mago supremo. Allora, occhio che tasto premi, perché c'è un tasto per esplodere. Sì, sì. Io tanto ora mi trasferisco, vado via, quindi sì, sì, mi ma tengo tu attento, armato. Perché se premi il tasto sbagliato esplodi. No, no, non lo uso più, non lo uso più. Ok, hai detto vuoi unbreaking in tutto, e se riusciamo facciamo uscire ovviamente anche protection e qualche incantesimo extra. Esattamente. Ok, va bene. I soldi te li do dopo, sto pensando sì. Se c'era qualcos'altro. No, niente, perfetto. Mi metto al lavoro, mi do la mossa. Grazie. Cerco di farvela avere tra 10 minuti, ciao. Ok, ciao. Ciao. Allora, il problema è... O andiamo in missione e sto senza l'armatura, cioè nel senso che riutilizzo quella vecchia eccetera eccetera, ma a me non piace molto questa idea. Oppure facciamo tutte le altre cose della giornata adesso. Esatto, tanto ha detto tra 10 minuti circa, cioè facciamo qualcosina, non è che ti ha detto tra 2 ore, quindi possiamo aspettare sì. Nel mentre fare qualcos'altro. Secondo me possiamo... No... Che succede? No... Guarda... Arriva col buio. Guardatelo come mi guarda. Guarda la sciagura. Guardalo. Allarme pagliaccio. La sciagura. Allarme pagliaccio. Guardalo, guardalo. È arrivato. Guardalo. Non vedo. Scappate, non vedo, finché potete. Non vedo nessun Kendall. Non vedo. Non lo vedo. Dov'è il pagliaccio Kendall? Ah no, scusa, sei tu, intendevi. Ah, sei più pagliaccio del solito. Quindi, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Cosa vuole? Ciao. Dica, ciao. Grazie. Io mi voglio lamentare. Ah, ho pure. Questo bisogno di lamentela. A lamentarsi, esatto. Io ti ho aperto un mercato nero che non state sfruttando, sai, giovane. Qua io non ho fatto missioni. Io. Sono tranquillo nella vita. Ho un sacco di cibo rubato da lei nel minuto che l'ho dato devi gratis. Devi capire che per fare la sua armatura abbiamo fatto una cosa come 5 ore in miniera. Quindi noi eravamo. Dov'è l'armatura? La sto incantando. Miniora, mi fate incantare. Se mi parlate è migliora. È migliore, sì, scusami. È incantare, quindi. Quanto hai speso per incantare quella roba non gigante? Non lo sappiamo, lo scopriremo, lo scopriremo. Ah, e ha dell'oro con sé, per caso lei? Sa, ovviamente, siamo passati dalle ossa agli ori qua. È un secondo qua. Una stack le può bastare? Uno stack e anche 5 altri pezzettini voglio. Cioè, eri preciso di quanto ne volevi? Sì, no, in realtà già. In realtà è totalmente a caso, mi sono dar fastidio. Ha capito. Me ne vado. Sai quanti mi hai dati? Questi qua sono in 23 in mano in questo momento. Bella. Sparisci. Io non commento neanche. Arrivederci, ciao. Ciao. Che vita difficile che facciamo. Stavo pensando di fare l'idea che ci hanno dato, ovvero il negozio dell'usato. Quindi compriamo un pochino di vending block, che tanto ormai dovrebbero costare veramente poca roba. Non vengo qua dal 2001 probabilmente. Esatto. Allora, stone vending machine 32 di bronzo l'uno. Sì, direi che ormai è l'ultimo dei problemi. Facciamo che trasformiamo due. Potrebbe, no, facciamo altri due, dai, che secondo me così ne compriamo veramente tanti. E ci compriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dai, facciamo 10. Allora, perché stavo pensando, potremmo riempire completamente il nostro shop di slot. Perché comunque abbiamo veramente poca roba in vendita. Cioè noi soldi d'accordo. In vendita facciamo veramente pochissimo. E dopodiché magari mettere qui il negozio dell'usato. In questi 4 slot. Ah sì, carino. Carino? Perché altrimenti stavo pensando dove accidenti le mettiamo. Infatti però me lo sono studiato prima. Perché potevamo chiedere a Marci di costruirci una nuova zona e tutto. Ma siccome deve farci ancora la stalla, ho pensato meglio arrangiarci così. Magari più in là gli facciamo fare una sezione. Se poi va bene il mercato dell'usato. Indovina quanti erano? Non lo so. 10. Che cosa? Ha rovinato il momento. Non ho capito. Però ho capito che hai mangiato da poco. Mi sa che il caffè non ha funzionato così bene. 10 che cosa? Ho comprato 10 vending block. Indovina quant'è la fine, ne dovevo piazzare?
Ah, perché ne è piazzata anche altro? Ok, non ti ho visto. Ok, sì, non stavo capendo bene. 10, quindi erano giuste, bravo. Che bello, funziona il caffè, Non ti ho visto. Provato scientificamente. Non ti ho visto piazzarle qua. E sveglia come una campana. Poi si arrabbia, lo sto Fered. Fere! Non avevo l'armatura, ho due cuori di fico. Esatto, ti ho colpito proprio perché non avevi l'armatura. Sei impazzita. Vuoi morire? Fere, ho due cuori. Vuoi morire? Fere, ma sei ne matta. Ne cui zero. E guarda che non ti riporto in vita. Volevo pestare il pagliaccio per curarmi. Allora, fammi vedere un pochino. E mettiamo in vendita, ad esempio, anche la mia armatura. Secondo me è un ottimo guadagno. Allora, io se vuoi, Steph, di robe, ma anche robe non proprio usate abbiamo, guarda che tipo cose che abbiamo trovato nel dungeon che possiamo dare comunque a prezzi convenienti. Allora, facciamo così. Ma per adesso mettiamo questa, che secondo me potrebbe attirare l'attenzione. È a tuo rischio e pericolo. E a quanto la mettiamo? È quella la cosa divertente. Mettiamo tutto allo stesso prezzo. Ok, che potrebbe essere tipo 5 di argento. Troppo poco. Facciamo monoprezzo 7 di argento. Ok. Ok. Che ci può e stare. Non possono sapere. Ah no, si vede la durabilità. No, si vede, si vede. Infatti stavo per dire quello, guarda che si vede. Vabbè, va bene, dai, 7. Facciamo comunque 7. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così e facciamo così. Perfetto. Ho fatto giusto, giusto? Vendiamo questo, sì, per 7. Sette. Vendiamo questo per 7, vendiamo questo per 7. Ok, così abbiamo fatto la primissima botta di negozio dell'usato. E poi guarda, se va bene, siamo pieni di roba, quindi. Secondo me comprare questa è una gran figata. Cosa secondo faceva Health Synergy come buff? Steph, non mi ricordo manco i miei, non lo so. Non ho idea, non mi ricordo più. Ok, allora invece qua cos'altro potremmo mettere in vendita? Beh, potremmo mettere l'oro in vendita. A sto punto sì. Che comunque lo vogliono sempre tutti, quindi lo potremmo mettere in vendita. Secondo me è una buona idea. Poi vediamo un pochettino cos'altro abbiamo. Allora, cioè, che cosa può servire agli altri? Fatto. Ok, possiamo andare. Allora, andiamo un attimino da lui e poi vediamo. Perché sì, dovremmo cercare di guadagnare più in modo passivo. Altrimenti poi ogni volta sprechiamo possibilità di guadagno. Esatto. E non è una buona idea. Io ho due cuori di vita e continuo a ripeterlo. Però adesso vi dimostrerò quanto è potente la mia armatura. Allora, salve! Come sei bello senza armatura? Guarda, allora, te la faccio vedere subito addosso, eh? Ok, come pensavo devo togliere lo sbirluccichio, non mi piace, non mi convince. Secondo me piace? È più bella originale. Però è bella, sai, è no, bellissima. Non è bella. Bella però. No, è bella. Allora, sì, sì. Caro Steph, ho usato due dei miei libri, Protection, perché non erano usciti, ma non importa, non te li faccio pagare extra. Ti farò pagare la stessa cosa che ho fatto pagare a Marci. L'unico piccolo problema, e dovrai tornare da me per farlo, è che i piedini non hanno Protection, hanno Magic Protection. Questo è l'unico problema. Aiuto, aiuto. Prendete, aiuto. prendete. Aiuto. Mi do la magia dello scudo, tranquilli. Allora, tieni. Ok. Indossala. Perfetto. State tranquilli, siete protetti, vi ho dato lo scudo. Sì, sì, infatti, mi hanno colpito e non mi hanno fatto niente. Quindi okay, abbiamo tutto il resto è finale. Unbreaking 3. Wow. Sì. Potentissimo. Vedi? Ok, perfetto, perfetto. Protection 4, Protection 4 e Protection 4. Sono praticamente immortale. Allora, voglio provare su questo bestione qua. Secondo me, se ho ragione, dovrei full curarmi. Ok, io ti ho dato anche lo scudo perché non si sa mai. Sono potentissimo, mi sto curando. Sono tornato in vita. Avevo due cuori, sono tornato qui. Mi aiutate a ammazzare sti cosi qua? Ci sto provando, io ci sto provando con le frecce, uno è morto, lo stavo già facendo. E l'altro è un po' lontano, piglia questo, dai. Allora, come ti dicevo, te lo farò pagare lo stesso che ho fatto pagare a Marci, quindi 22 d'argento. Ok. Però, siccome a me... Cosa? Devo ricambiare la mia moneta d'oro. Sì, okay. Steph. No. Siccome io sono una persona onesta, torna da me poi che ti rifaccio i piedini, perché non mi piacciono come sono usciti fuori. Ok, quindi okay, li voglio migliorare. Allora, mi hai detto 22? 22, yes. Ok. Perché comunque abbiamo utilizzato i livelli di fere, quindi mi sembra il minimo. Perfetto, ti devo dire un'altra cosa. Sì? Sì, ti faccio vedere la mia abilità esplosiva. Ok, devi wow, ma devi stare lontano, esatto. Proprio vicino a casa mia devi farlo. No, no, tranquillo, non esplodono i blocchi. Ok, guarda. Vai. Non ti avvicinare? Oh mio Dio. Lo vedi? Ma è una figata pazzesca. Sì, è una figata. E fa un danno incredibile. Fa più danno del creeper. Praticamente sei più mago tu di me. No, perché punto. Questa qua praticamente il concetto è che io tanco, quindi subisco tutti i danni e a un certo punto esplode e faccio esplodere tutti assieme. Bellissimo. E quindi questo fumo ogni sacco viene di fuori tempo. Anche per questo, no? No, ti giuro, io non so da che cosa arriva. Esatto, ogni tanto prende fuoco da solo, però va bene. Mistero, autocombustione, esatto, vabbè. Sì, sì, sì. Esatto. Grazie mille. Okay, grazie a voi. A presto. Ciao. 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 Mi sento potente. Mi sento potentissimo. Che bello. Allora,
fateci sapere. Mi sa che facciamo un sondaggio però con community post. Esatto. Armatura enchantata, quindi parliamo dell'effetto, quindi non degli enchant, proprio l'effetto visivo. Armatura, la preferite con l'enchant o senza enchant? Faremo il community post e ci fate sapere. Sono molto 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 indeciso, perché è molto bella anche così. Infatti, è molto, ti stavo bella dicendo, cioè, bella in entrambi i modi, sì. Steph, è quello il punto. Sono molto indeciso, sono molto indeciso. Dai, facciamo decidere esatto a loro. Allora, oro, ne metto in vendita 32 alla volta? Secondo me ci potrebbe ma stare. Ma sì. Facciamo in questo modo. A quanto li mettiamo 32 di oro? Perché non è che proprio li trovi facili facili 32. Anche perché non staccano con la fortune. E quindi comunque non è che ne otteniamo tantissimi. Allora, noi abbiamo messo che il bronzo e l'oro è a 50 l'uno. Quindi 32 per 50 farebbe 16. 16 di argento. Ci potrebbe anche stare. Guarda, potremmo scendere a 10 di argento. 12. 12, dai. 12. Prova a mettere 12, poi vediamo. Secondo me 12 è un buon prezzo. Ah, Fede, a proposito, ho già la missione di oggi. Mi ero dimenticato di dirtelo. Non lo sapevo. Allora, affronta la nave volante. Missione di grado B. Una nave volante piena di nemici è apparsa nei cieli della vita in città. Uccidi tutti i mostri, distruggi tutti gli spawner. Ricompensa 3 livelli avventuriero e 15 monete d'argento. E ti dico anche che è stata preparata la guerra, nel bene e nel male della cosa. Ah, già. Tra l'altro, altra cosettina importante, saluti, dato che mi sto costantemente dimenticando. Ciao Nicolò Moncada, ciao Cagnolina Bianca e ciao Gabi. Siete i tre salutati di oggi perché siete iscritti a Puntati Poc. E quindi casualmente siete stati scelti. Allora, cosa importante. Cibo, io ne ho, sono a posto, sono tranquillo. Tu sei tranquilla? Allora, io ho 2 di verdure, ma a casa abbiamo altro cibo, quindi mi sa che mi prendo qualcos'altro e sono a posto, okay, così, perché lo zainetto l'ho già sistemato tutto prima di iniziare. Perfetto. Oggi. Ho messo una vita, però ce l'ho fatta. Prendi. Allora, altra domanda. Prendiamo altre verdure, dai. Ascoltami un attimino. Hai le frecce esplosive con te, giusto? Sì. Ho fatto una scoperta, in realtà non ho fatto nulla, me l'ha detto Guerra. Okay. Incredibile. Le frecce esplosive possono far esplodere gli spawner. Quindi se tu da lontano con l'arco spari gli spawner, li distruggi. Lo proviamo subito. Lo proviamo immediatamente. Immediatamente, Steph. È un cambio di vita incredibile questa cosa, eh. Cioè, se davvero funziona diventi potentissima. Ha voglia, perché poi, allora, anche quando abbiamo fatto le spedizioni in miniera, io ogni volta che ho trovato uno spawner andavo col piccone. Esatto. Ovviamente con tutti i mob attorno, con i problemi del caso, quindi... Mamma mia, poterlo fare con delle frecce sarebbe fighissimo. Sarebbe una Proviamo. Andiamo a questa nave volante. Dovrei avere le coordinate, quindi dovrebbe essere facile da raggiungere. E vediamo quanto è difficile la situazione. Allora, c'è un problemino. C'è una tigre di fronte a noi. La nave volante credo sia quella, è veramente in alto. Oh, che bella. Ci attacchi. Ciao. Se sei pacifica sono più contento. Vattene, a te attacca, vattene. Ok, mi sono dimenticato, tra l'altro, che per questa missione avremo bisogno di acqua. Ciao, Steffo. Fere, cosa stai facendo? Stai diventando amica? Sì, mi ha ringhiato in faccia ma non mi attacca. Ok. Ce l'ho proprio vista aprire la bocca e ringhiare, è stato bellissimo. Vorrà dire che al momento non ha fame e che ti sta dicendo se non te ne vai ti azzanno tra un pochino. Ma no. Allora, ecco dell'acqua, perfetto. Mi stava salutando. Ci servono un po' di secchielli. La situazione sarà abbastanza complessa oggi. Perché non so se guardo verso l'alto, ma è veramente in alto. Ma veramente tanto, eh. Non la vedo, perfetto. Hai già un secchiello d'acqua? Sì. Ok, perfetto. Allora, teoricamente ci conviene. Ho blocchi. Ah, quella! Sì, porca miseria. Ora la vedo. Tanto non mi serve al momento perché siamo pronti. Ok, allora, secondo me potremmo andare verso l'alto, una fianco all'altro. Ok, verso l'alto. E cercare di far così. Il problema è che credo che quelli siano spawner volanti. E credo che quindi vuol dire che ci sono mob volanti. Aspetta, però non sono un cecchino. Allora, tu tieniti pronte le frecce, quelle con la TNT. Ok, faccio il cambio, quindi. Andiamo uno a fianco all'altro. Ogni tot mettiamo tipo l'acqua in modo tale da non poter morire se cadiamo. Ok. Ok? Sì, sì. Andiamo. Forza. Ho altro? Finiti? Mi sa di sì. Nel caso te ne passo un po', però non ne ho molti, eh. Steph, non pensavo mi servissero tutti sti blocchi, quindi mi sono tenuta quasi una stack. E il resto l'ho lasciato a casa, mannaggia te. Allora, Lancia. Ok? Sì, ma non credo che possiamo arrivare in cima. Forse allora, ci arrivavo la pena io. Ma Guerra, non ci poteva fare tipo un teletrasporto? Credo che sia voluto che è così difficile. Sì. Ma è troppo in alto. Cioè, non hai capito, è troppo in alto. Come facciamo? Non lo so. Perché ormai... Aspetta, ma se io riesco a salire posso fare una cascata d'acqua? Ok, che io non le so usare, mi schianterò a terra ma ci provo. Ok, ci provo. Allora, non stanno ancora spawnando.
Come pensavo, non mi bastano neanche questi. Quindi prendiamo velocemente la legna, la trasformiamo. Vai. Velocissimi, 44. Questi bastano, dai. Ci arriva. Se spawnano, allora sono fregato. La prossima volta, Steph, una nave arenata non è meglio? Che stanno in una spiaggia, tipo, no? Piuttosto che volante. Allora, mi sto collegando alla nave. Ok, ti vedo. Ok, ho creato una sorta di ponte. Ora devo mettere l'acqua per te. Tu sei verso questo lato. Qui, mi vedi? Allora, cerco di far così e di non cadere. Ok, teoricamente arriva. Sì. Perfetto. La vedo scendere molto lentamente, ma sta scendendo. Ok, sta funzionando. È un piano incredibile questo, eh? Non lo so. Sei geniale o stupido, una delle due cose. Mob, siamo spacciati, mannaggia. Forza, quanto è lenta l'acqua! Sta arrivando. Stiamo aspettando che diventi notte, perché mi sono ricordato dopo il rimbombo di guerra che mi disse: occhio, perché devi aspettare la notte. Oh! Ma che cavolo sono però, guerra? Aspetta. Proviamo le frecce, sperando di non prendere te. Funziona, l'hai visto? Che figata. Comunque sì, ragazzi, guerra ci ha detto: aspettate la notte, perché se no non compaiono mob. Quindi noi ovviamente vogliamo essere onesti e farlo alla giusta difficoltà. Esatto. Allora, non mi piacciono quelle particelle verdi. Forse avvelenano quando muoiono, però prima di andare ti voglio far vedere una cosa. La vedi quella piramide? Sì. A me interessa molto. Ho capito, però adesso dobbiamo guarda fare guarda anche quella costruzione a destra. Sì, Steph, lo so, è mi pieno di belle moltissimo. costruzioni. Però in questo momento dobbiamo pensare. Allora, a quello che abbiamo occhio a non cadere con l'acqua. Mi sembra che ancora devo infatti parlare. Perché li fai comparire? No, Fede, ci sono mob volanti sotto. Ok, inizia ad essere più interessante. No, Fere, veleno di livello 4. Sei pazzo? E allora aspetta, Steph, lo distruggo con lo spawner. Cioè, davvero? Vabbè. Non lo prende. Ok, facciamo che lo vada a picconare a mano. Non so perché, aspetta. Molto. Fere, occhio. Levati. Lo vedi? Sì. Non lo prende questo, non so per quale motivo. Rotto. Ah, ma non siamo ancora sopra la nave. Fere, non mi piace. Oh, porca miseria. Non mi piace. Allora, aspetta. No, ma che... Ho attivato l'elmo. Step. Fere, sto esplodendo. Vai. Ho fatto qualcosa. Non lo so, vedo tutto immobile. Aiuto. Allora, era lag quella? Credo proprio di sì. Step, non riesco a colpirli, mannaggia. Fere, c'ho nausea, c'ho... di tutto. Perché se mi avvicino prendo anch'io veleno, eccetera. Però il problema sta nel fatto che ho le frecce esplosive o ne ho delle altre. Fere, quindi... tu pensa di suggerire. Sì, ne ho già distrutti due, Steph. Bravissima. Ok, con calma. Fere, occhio, para. Ho capito, però vorrei rompere lo spawner. No, Fere, con calma, non abbiamo tutta sta fretta. Io sì. Occhio. Sono quasi caduto giù. Lo so. Steph. Non muore. Okay. Aspetta. No, sono respawnati. Ma chi è quel pazzo? Non lo so, aspetta che ce lo butto giù. Ma vola! Non posso buttarlo giù, vola! Ok, ho rotto lo spawner. Allora, sembra che non ce ne siano altri. Ok. Allora, pensiamo dopo ai premi. Se ci sono troppi rumori di mob, vuol dire che ancora spawnano da qualche parte. Ecco, è da quella parte. E Fere, ci sono degli spawner volanti che spawnano quei mob che volano. Questo. Devi riuscire a colpirli con le frecce esplosive. È l'unico allora, modo. Allora aspetta, ne ho preso uno sopra la nave che continuava a far spawnare mob. Ok. Quelli volanti, Steph, se me li segnali cerco di prenderli. Allora, senti quanti rumori, aiuto. Vieni qua. No, aspetta, pensiamo a questi un attimino. Guarda quanti stanno spawnando. Credo che abbiamo finito tutto. Aspetta che mangio un po' di verdure. No, mannaggia, però ho preso le verdure che danno solo un cuore. Vieni. Qua è uno. È esattamente sotto di te. Ok. Io provo a difenderti. No, qua, qui. Allora, vado. Dimmi che esplode. Fatto. Esploso? Vediamo se riusciamo a prendere anche l'altro. Lo vedi dov'è? Non lo prende. Bisogna trovare la giusta angolazione, secondo me. Poi quelli vicino ai blocchi a volte esplodono, a volte no, non so perché. Vedi, questo qua. Ok. Prova. Vediamo. Nope. Prova a colpire la parte alta del allora, blocco. Vediamo. Nope. No, non è neanche quello, i lati. Quelli non lo prendo. Quella è una freccia normale, hai finito le frecce esplosive? No, ne ho ancora 5. Allora, rompiamo questo, non si può. Vediamo. Esatto, tipo questo qui va rotto. Ok. Allora. Perché io questo non ho trovato altri accessi. Rotto, ma forse sono due, sì, sono due.
rotto. E ora bisogna... Aspetta, spostati. Cercare di attaccarli. Tre. Vabbè, magari li faccio esplodere. Comunque non sono fortissime queste frecce. Eh beh, però sugli spawner sono P, ma che vuoi? Ma metà. Volte funzionano, a volte no, quindi... Lo so. A metà. C'è da capire meglio, c'è da capire meglio. Allora, la nave l'abbiamo terminata. Mancano due spawner volanti. Sì. Come... Ce n'è uno qui sotto. Io riprovo con un'altra freccia. Magari questo va. Ce ne manca solo uno. Ecco, questo è andato. Davvero? Sì, spiegami perché. Non lo so. E ci manca solo quello dall'altra parte. Teoricamente il fall damage così dovrebbe essere tutto sommato contenuto. Certo, però poi come faccio? Facendo così? No, Steph, io non ne vedo altri. Ok. Ce l'hai fatta? Sì. Allora, sto guardando dal basso. Teoricamente abbiamo finito. Ok. Quindi devo solo riuscire... Solo? Solo. Dobbiamo killare due che volano in giro. Non usare frecce esplosive a questo punto. Usiamo frecce normali. Ma guarda, le ho finite, me ne manca una. Cioè, tra l'altro forse stanno morendo con l'inizio del giorno. Quindi no, quello no, quello allora, no. Io di solito uso quelle che mi hai dato tu di frecce. Quelle rosse di stun damage. Sto usando sempre quelle. Che almeno sono un po' più belle forti. Un po' più Mamma, forti. Cosa sto facendo? Allora, io lascio il lavoro a fare l'arciera. Ok, uno è morto, però era solo un phantom, che si stava riparando dal sole sotto la nave. Eccolo! Okay. Brutto, maledetto. Vieni qua, gli ho ucciso il phantom e lui è caduto! Guardate com'è diventa... È morto? Soddisfatta. L'ho visto proprio cadere e morire schiantandosi al suolo, è stato bellissimo. È stato bellissimo? Sì, in pratica se uccidevi prima il phantom, che io li shotto con le frecce di stun damage, cade a terra come una pera e quindi muore. Ok. Fatti, Steph. Allora, sharpness 3, harvest 2, ok. Allora, prendiamo tutte queste cose, come sempre, depositiamo. Ferro, ho trovato un sacco di pozioni di cura. Ferro, c'era uno spawner qua. No, dove? Qui sopra. Dove? Ah. Che ti devo dire? La rompo. Non ci siamo mai saliti qui sopra. Due spawner, uno sopra l'altro. Sì, vabbè, una torre. Ok, c'era anche una cesta. Infatti stavo salendo nella speranza di trovare qualcosa. Allora, gold. Questo arco. Ferre, prendi quest'arco. Leggi. Aspetta. Ci sono anche... una citrin. Carina. Questa sembra faccia abbastanza schifo. Il multishot. Ma da tre frecce. Eh sì. È sgravissimo. C'è un bel bottino, Ok. Mining speed, efficienza 3, questo mi serve un sacco. Pancake, ok, carottine. Armatura mi sembra molto debole. Ferre, prendi il Thundering Quiver. Aspetta. Immediatamente. Ciao, Steph. Ciao. Ero attratta da questo, non ho visto nient'altro. Sì, l'ho visto. Questo perché è un sta po'... male tutto, poverina? No, non è vero, mi sta benissimo. Questo è un po' come quello che abbiamo a casa, che ti dà tot frecce di fuoco. Sì, ma elettriche. Esatto, che effettivamente io questi non li uso. Anzi no, ce l'ho, guarda, nel mio zainetto. Che secondo me questi io mi devo ricordare di usarli molto secondo di più. Secondo me tu dovresti avere tipo slot arco, slot a fianco e esatto, quiver. Lo esatto. Premi e inizi a sparare frecce potentissime. Infatti, perché poi anche l'altro mi permette di rendere infuocate le prossime 7 frecce che lancio. L'ho riletto perché non me lo ricordavo a memoria. È tanta roba, eh? E cavolo, se tanta roba. Io sono stupida che non li utilizzo. Magic protection, non ce ne facciamo nulla. Pancake... zuppa di mais, instant health, levitation. Scusa, questi li prendiamo però. Levitation può far comodo. Questi li prendiamo, i blocchi d'oro, li ho presi, Steph, due blocchi. Assolutamente, sì. Ovvio. insomma. E prendi, allora la bomba la prendiamo. Ci sono 6 frost arrow, 2 esplosive. Le prendo. Ok, prendi tutto. E guardate quante pozioni abbiamo trovato. Abbiamo fatto L'elmetto in diamante? Per venderlo, intendo? Beh, sì, è vero, io lo stavo ignorando. Lo possiamo vendere un po' meno, visto che l'abbiamo trovato. Sì, lo stavo lasciando, perché talmente sono abituata ad avere diamanti ormai. Sì, però secondo me può essere utile per gli altri. No, assolutamente, lo prendiamo. Ok, facciamo in questo modo, facciamo così. Abbiamo anche fatto qualche monetina d'argento. Dovrebbe essere ufficialmente tutto terminato, quindi completiamo la missione. Vai. Facciamo... Pim! Ok. Vediamo, livello avventuriero 31 in questo momento, perfetto. Token dell'avventuriero, wow, fighissimo. 18 monete d'argento da depositare nel mio bellissimo borsellino. Quindi mi sistemo in questo modo, facciamo così. E ufficialmente possiamo di nuovo riottenere la nostra bellissima moneta d'oro. Guardate,
Ce l'abbiamo di nuovo? Ce l'abbiamo di nuovo. È proprio lei? È proprio lei. Benissimo. È proprio lei. Siamo tornati ricchi. Ok, Fer, hai fatto i livelli? 31, sì. Hai 31. Il token, sì? Sì, esatto, okay. Guarda, adesso lo posiziono bene nell'inventario, eccolo qua. Andiamo a prenderci le ricompense. Finalmente. Torniamo a casa. Allora, questo tanto me ne basta uno, gli altri tre li posso semplicemente ributtare qui dentro. Sto già riempiendo di nuovo. Abbiamo trovato un po' di libri, mi sembrano tutti abbastanza scarsini. Molto contento di Excavator 2 perché così farò direttamente un nuovo picone. So che mi avete consigliato di mettere Efficiency più Unbreaking per fare il picone trapano definitivo. Lo faremo, ma mi sa che aspetto direttamente anche la nederite. Così facciamo, okay. Anzi uso questo e facciamo il piccone trapano definitivo. Andiamo e torniamo a casa, anzi no, andiamo direttamente a prendere la ricompensa avventuriero. Siamo arrivati a Teldrassil, tra l'altro stavo controllando il mio equipaggiamento e devo dire che con Unbreaking 3, perché sì abbiamo Unbreaking 3, l'armatura regge veramente bene. Meno perché male, dai. Perché in questo momento ho tutte le barre praticamente ancora full, tranne l'elmo un pochino rotto, dopo 44 colpi. Quindi dovrebbe reggere veramente tantissimo. Okay. Ma comunque, per quanto sono difficili i nostri minerali da trovare, abbiamo comunque bisogno di mending. Cioè, è la cosa più fondamentale di tutte. Sì. Non l'abbiamo ancora trovato. Beh, anche trovato. Per la mia, Steph, è un disastro. Sì, poi sì, come sì. La ripariamo? Ma anche la mia spada, cioè, dovrei già quasi riparare di nuovo. È veramente un gran casino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, noi avevamo siamo già sbirciato. Negli avventurieri di grado 30 ormai. Siamo potentissimi. E siamo qui per vedere cosa prendere. Fere, sono molto indeciso su quel pietra preziosa 3. Lo sai? Ti dico cosa sto pensando. Vai. Di farci 50 monete d'argento. Potrebbe essere. Cioè, allora, io all'inizio ti avrei detto sì, pietra preziosa 3, ma vedendo il tuo picco. Cioè, che alla fine non e vale poi una comunque certa. Ricordati che abbiamo altri pietra preziosi 2. Esatto, quindi volendo, spendendo dei soldi, io comunque lo posso fare con il mio piccone, ragazzi. Perché e sta spendiamo già, meno di 25 perché monete. Perché sta già a 2, prendiamo un altro incantamento che abbiamo. Secondo e me sarebbe stupido fondere. Prendere pietra preziosa 3. Sì, anche secondo me. Secondo me è meglio questo. Io le ho già prese. Ok, le ho già prese. Allora, quindi... Steph, posso dimmi. Farlo? Non ho mai avuto soldi. Te li lancio così uno a uno. Allora, credo che, vabbè, era già ufficiale, ma siamo decisamente i più ricchi della serie con una moneta d'oro e 55 monete d'argento. Bellissimo. E abbiamo già pagato finiranno buona parte tutti dei miei buff. Perché dobbiamo fare un sacco di cose, anche perché Steph, allora io ti dico, serve assolutamente anche la mia armatura con Unbreaking. Allora, la tua armatura non è Unbreaking. In più, non abbiamo ancora fatto le tue armi, né quella melee né quella ranged. È quello che sto dicendo. Forse faremo anche gli scudi custom, vediamo, ma ci sto pensando perché mi convince a metà. Alla fine la gente dice sempre, siete pieni di soldi, ma ricordiamoci sempre che noi siamo in due. Esatto. Quindi comunque ogni cosa deve essere fatta per due, ogni incantamento, ogni cosa se voi particolare. Alla fine fate uno e mezzo diviso due sono 75 monete all'incirca. Appunto, quindi appunto. Non è niente di che, è abbastanza normale. Comunque, episodio direi molto proficuo. Siamo molto riusciti ricco. A completare la missione che dovevamo. Ho fatto livello 31, la mia armatura incantata inizia ad essere molto forte. Io continuo a prendere fumare. Fuoco, non so perché. Prima o poi lo scopriremo. Questo comunque è tutta la nostra ricchezza. Fere non lo può vedere, ma è bellissimo perché è una riga del backpack fatto solo delle nostre ricchezze incredibili. E da vedere è una gioia per gli occhi. E comunque, piccola curiosità, 8 pure gold e 10 citrin. Inizia a essere tanta roba. Però e aspetta, tra l'altro Steph, abbiamo anche 4 lingotti di citrin. Ma ne ho pure io. Ah, davvero? Io ho altri 8 citrin. Ah. Un altro pure gold. Mangia. Uno sta... Li vuoi tutti? Sì, guarda, sì, così li fai vedere. Così tieni. Vediamo esattamente. Io non ti ho mai dato esatto stragrande parte del mio bottino. Non te l'ho mai data. Ok, quindi pure gold 9, citrin 18. Vedi? Wow. Io ne trovo tanta, sono sempre lì col ferro. Ovviamente. Infatti ho il piccone rotto praticamente. Queste sono le rarità incredibili. La Moss Agate, la Blue Sapphire e il Black Diamond. Queste tre sono davvero complicate da trovare, decisamente complicate. Comunque, cos'altro? Ah, mi avevi buttato altro e non mi ero accorto. Ok, facciamo in questo modo. Questo quindi è il bottino finale. Siamo pieni zeppi. Tra l'altro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne abbiamo 10. Mi pare che siano 13 totali. Trovate quasi tutte. Quindi trovate quasi tutte. Gotta che c'è molle. Comunque, ci fermiamo così per questo episodio di Vita in Città 2. Speriamo che vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, ciao.